kit messo a disposizione della FOM per realizzare la barchetta a vela. Si compone del cartene, che è un materiale plastico per realizzare la vela, viene fornito in diversi colori, dello scafo in polistirolo, la sticciola che sarà l'albero della nostra vela, due elastici per fissare la deriva allo scafo in questo modo, le rondelle e il rivetto che sono il peso per bilanciare la barca. Infine la graffetta che servirà per regolare la vela e per legarla allo scafo. Tutto questo materiale nella quantità di 100 pezzi, quindi per realizzare 100 barche a vela, è contenuto nel kit messo a disposizione della FOM in uno scatolone che contiene appunto 100 pezzi. Ecco il materiale che serve per costruire le barchette. Abbiamo una pistola per colla a caldo, una bucatrice, del nastro telato, un taglierino, forbici, del nastro adesivo trasparente piccolo e dei pennarelli indelebili. Abbiamo realizzato la basetta di legno che serve per la foratura dello scafo. Su una tavoletta appunto abbiamo fissato delle cambre nelle posizioni secondo il profilo dello scafo. Adesso per la foratura del polistirolo appoggiamo il nostro scafo bene contro i fermi, giriamo la dima e foriamo il cacciavite, entra sino al fermo che abbiamo messo, cioè questo pezzo di scotch o di plastica che blocca la foratura, in modo che il foro sia soltanto profondo come serve. Facciamo girare e abbiamo ottenuto il foro della profondità nella posizione desiderata. Per realizzare la vela si prende la dima a disposizione sul sito e il cartene che è stato messo nel kit. Il cartene è doppio, quindi è tubolare, da ogni taglio risultano due vele. Si prende la sagoma e, sfruttando al meglio il materiale, si ricalca il profilo della vela, segnando il punto dell'angolo. Poi si taglia la vela utilizzando il taglierino. Si otterrà una vela con il punto indicato dove andrà messa la graffetta. A questo punto va rinforzato il foro, prendiamo lo scotch telato, ne stacchiamo un pezzettino e lo applichiamo allo spigolo della vela in modo da rinforzarlo. Tagliamo la parte in eccesso e rifacciamo il foro nella posizione in cui era indicato. Otteniamo la nostra vela rinforzata con il foro. Per fissare l'albero alla vela dobbiamo procedere in questo modo, ricordandoci che la punta dell'albero deve corrispondere alla punta della vela. Prima applicheremo un pezzo di scotch a cavallo della vela, cercando di non creare cruze, tenendo conto che la punta della vela deve corrispondere con la punta dell'albero. Fissiamo la nostra vela in cima, facciamo aderire lo scotch senza creare delle cruze. La parte in eccesso poi dello scotch possiamo fissato la vela senza grinze alla punta. Per confezionare la deriva prendiamo la nostra deriva in plastica e poi dal kit della FOM dobbiamo prelevare due rondelle piccole, due rondelle grandi e poi un rivetto maschio femmina. Come si procede? Si prende il rivetto, prima rondella, rondella grande, vuole rondella grande, piccola e chiudiamo con la parte del rivetto. Praticamente la sequenza è piccola, grande, deriva, grande, piccola. A questo punto possiamo metterla nella morsa e stringere bene.
il rivetto si chiude e la deriva è finita, pronta per essere utilizzata.